Buongiorno a tutti, cari amici, come va? Come state? Ed eccoci in questo ultimo giorno di settembre per il nostro ultimo, diciamo, interattivo per quanto riguarda, diciamo, la cartomanzia di settembre e, con una nuova domanda che facevano le nostre amiche carte, che è questa: non gli importa più niente di me? Quindi a questa persona importa ancora qualcosa di me o non gliene importa più niente, insomma, non gli interesso più. Quindi non gli importa più niente di me? Questa è la domanda che facciamo alle nostre amiche carte oggi. Allora, io ho preparato due mazzi di carte che consulterò entrambi. Abbiamo questo mazzo qua degli oracoli, degli angeli del cuore. E poi questo nuovo mazzo che mi è appena arrivato, bellissimo, bellissimo, splendido. Guardate che bella, mi piacciono da tutte le parti, dentro, fuori, ora le vedrete. E queste nuovissime carte che sono arrivate sono le carte dei veggenti della luce. Molto, molto belle, ora le vedrete e piaceranno anche a voi. Allora, io ho preparato due varianti. La variante, diciamo, due ventagli, quindi ve li faccio vedere entrambi. La variante numero uno di questo bellissimo ventaglio verde con questi fiori, un po' tutti questi bei fiori, fondo giallo, ma tutti questi fiori un po' di tutti i colori. E la seconda variante, vi faccio vedere anche quella, che perché non riuscivo a farveli vedere tutti e due aperti nello spazio. Questo ventaglio è un po' più delicato, variante numero 2, con questi fiorellini rosa su questo fondo beige, rosa fucsia su questo fondo beige. Quindi magari ve li metto aperti in modo che potete scegliere. Quindi prima variante questo ventaglio qua, seconda variante questo qua, ve li metto qui insieme così potete scegliere. Allora, intanto che voi scegliete il ventaglio, la variante che voi più piace, la domanda abbiamo detto è: non gli importa più niente di me? E io vi dico che mi chiamo Perla, do il benvenuto a tutti sul mio canale, e quelli nuovi, e bentrovati a quelli che ormai mi conoscono. Saluto e ringrazio veramente tutti quanti dell'affetto, insomma, per essersi iscritti, per il fatto che mi seguono. Siete veramente fantastici, fantastici e meravigliosi. Grazie, grazie mille a tutti voi che mi tenete compagnia. Allora, vi dico anche un'altra cosa, che le stesse possono anche non corrispondere. Quindi, però c'è sempre un messaggio che è per voi, perché se siete capitati sul canale, avete aperto quel video, vuol dire che un messaggio per voi c'è. C'è sempre un messaggio. Quindi, se non mi dovessero corrispondere, vuol dire semplicemente che la stessa non era per voi. Anche a me capita qualche volta che le stesse non mi corrispondono, può succedere. E poi il video vale dal momento in cui lo aprite, quindi nel momento in cui lo aprite vale. Per cui se lo aprite oggi o lo aprite fra 10 anni è uguale, è sempre valido. Benissimo, detto questo, io credo che ho detto tutto. Partiamo subito con diciamo la prima variante, che è questa qua del ventaglio, un po' così. Io, allora, togliamo questo. Ecco, ve la metto qua, la prima variante, questo ventaglio su fondo giallo, tutti questi colori qua, lo mettiamo così, magari così riuscite a vederlo, ok? Ma tanto credo che, tanto sono solo due varianti, lo vedete, ve lo metto qua così potete vederlo bene. E partiamo con la nostra prima variante. Allora, abbiamo detto prima stesura, prima variante, quindi non gli importa più niente di me. Quindi qua parliamo di persone che per qualche motivo la relazione è finita. Ma vogliono sapere se quella persona comunque li pensa ancora, perché loro ancora li pensano, no? Quindi magari hanno qualche barlume di speranza, vogliono sapere se ancora hanno qualche speranza, oppure se quella persona ormai, non so, sta con un'altra, non gli importa più niente, si sono rifatti una vita, eccetera. Quindi in questo mettiamo o le relazioni appena concluse, oppure i ritorni, diciamo, gli eventuali ritorni. Quindi non gli importa più niente di me a questa persona? Vediamo, allora partiamo con questi tarocchi, poi prendiamo anche quelle, gli oracoli insomma, del cuore, gli angeli del cuore. Vediamo intanto cosa ci dicono queste carte per quanto riguarda appunto la prima variante. Quindi non gli importa più niente di me. Vediamo cosa ci dicono queste carte. Non gli importa più niente di me. Vediamo un po'.
Allora, io faccio la stesa, adesso sposto un po', vabbè, tanto si vede. Faccio la stesa a 15 carti, così vediamo un po' la situazione bella piena, fondo mazzo. Abbiamo il 9 di coppe e cominciamo a... Il 9 di coppe è bello perché porta una, come si dice? Un'offerta amorosa, no? Una proposta amorosa da parte di qualcuno, una persona romantica, quindi diciamo che già è di buon auspicio. Allora, mettiamo le nostre 15 carte, poi le aprirò ovviamente, adesso io le rivolgo verso di me, dopo così faccio vedere bene queste carte nuove che mi sono arrivate, che sono bellissime, e dopo man mano che ve le leggo le rivolgo verso di voi, ok? Così potete ammirare anche voi questo nuovo splendido mazzo di carte che mi arriva. Guarda, io so anche di fuori, mi fanno impazzire questa, non so se si vede nel video, c'è una specie, delle righette verdi sul fondo nero che già sono bellissime da vedere, c'è anche un pochettino di bianco, sono veramente molto belle queste carte, appena arrivate, fresche fresche, la vediamo in questa stessa 15 carte, quindi non gli importa più niente di me, oppure no? Vediamo un po', e io mano a mano ve le... Allora, partiamo con l'imperatrice. Allora, l'imperatrice, ve la giro già così, non sposto questa. L'imperatrice è una carta di abbondanza, no? Indica un periodo in cui vi sentite molto creativi, è una carta che indica fertilità, abbondanza, creatività. Vuol dire che in questo periodo, anche se ovviamente, diciamo, soffrite per questa persona di cui chiedete, vi sentite molto creativi, è un periodo buono per voi, un periodo di abbondanza, di creatività, di fertilità. Vedete, qui viene rappresentata questa donna con questo. Sono molto belle queste carte anche perché rappresentano bene il significato della carta. Vedete questa donna con questo mondo, no? Gravidanza, no? Come ha a che fare, non gravidanza in senso stretto, ma gravidanza nel senso che a breve, verranno fuori delle cose molto belle per la vostra vita e quindi viene rappresentata con questa donna, quindi l'imperatrice, un periodo di fertilità che sta arrivando, di creatività, di belle notizie che stanno, belle cose, begli eventi che stanno arrivando per voi per quanto riguarda la vostra vita. Poi abbiamo la ruota della fortuna. La ruota della fortuna indica che il vostro destino sta per cambiare in positivo, quindi ci saranno dei cambiamenti voluti dal destino nella vostra vita, no? E anche questa carta è molto molto rappresentativa, vedete come sono belle queste carte che già loro stesse fanno vedere insomma quello che il significato della carta. Io le sposto un po' perché non vorrei che poi non si vedano nel video, ma si dovrebbero vedere tutte. Allora andiamo avanti, quindi abbiamo visto, abbiamo iniziato con questa creatività, questa abbondanza per voi e questa voluta dal destino, quindi un periodo di... ottimo, che sta per arrivare nella vostra vita, voluto dal destino. Ok? Andiamo avanti, io continuo a girarle piano piano, un po' come le ciliegine, no? Abbiamo il paggio di denari, indica che dovrebbero arrivare, sempre collegandolo con le altre carte per voi, dei messaggi, dei doni, un qualcosa di bello. Quindi diciamo che collegandolo con queste carte, direi che sono tutte positive, eh? Quindi addirittura arriveranno dei messaggi, dei piccoli doni da parte di qualcuno, ah, non sappiamo chi è però ancora, perché noi stiamo chiedendo per questa persona che voi sapete. Non solo, ma questo 6 di bastoni indica che arriverà anche un periodo di successo per voi, in cui verranno riconosciuto il vostro valore, in cui anche vi sentite in cerca di ammirazione. Vedete questa ragazza che alza le braccia, no? E dice come sono contenta di questo successo che mi avete dato. Quindi direi che queste carte si stanno collegando una con l'altra. Vediamo la prossima carta, che è l'eremita. L'eremita dice che probabilmente, diciamo, in questo periodo proprio appena trascorso, vi siete sentite un po' di stare un po' per conto vostro, di stare un po' in pace con voi stesse. Venite fuori proprio da questo periodo, no? Volevate un po' stare da soli, oppure vi sentivate soli, vi siete sentite soli o sole, se siete uomini soli, cioè
diciamo, avete messo che però vi ha fatto del bene questo periodo, di tranquillità, no? In solitudine con voi stessi. Che diciamo, visto che vi aspetta tutte queste cose belle, va anche bene, no? Così vi siete preparati bene per il vostro avvenire, ok? Quindi il primo quadro indica questo. Andiamo avanti. Continuiamo a snocciolare. Poi abbiamo il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni indica che praticamente ci saranno per voi, ci potrebbe essere per voi un incontro con una fiamma gemella oppure celebrazioni, matrimoni, feste in arrivo. Indica anche appunto, come dicevo, un incontro con la vostra fiamma gemella, con la vostra anima gemella. Adesso però vogliamo capire se è la persona di cui chiedete oppure un'altra persona, perché ancora non è venuta fuori la persona di cui avete chiesto. Abbiamo il carro. Il carro è una bellissima carta che indica ancora una volta belle cose per quanto riguarda il vostro futuro e un movimento in avanti, quindi state andando verso un qualcosa di nuovo. Come vedete, tutte queste carte sembrano collegate, quindi qualcosa di bello, di molto bello vi aspetta. In tutto, eh? Addirittura il sole, ancora una volta. Non mi era mai capitato di vedere così tanti arcani maggiori in una stesa, quindi io credo proprio che per voi che diciamo volete sapere se a quella persona interessa o no ancora di voi, in ogni caso vi si prospetta un avvenire non splendido, di più ragazzi, cioè il sole, la carta più bella degli arcani maggiori, cioè allora, praticamente qua lavoro e fortuna di sicuro ci sono, alla grande anche, forse anche delle vincite. A questo punto dobbiamo vedere queste altre carte se indicano anche il ritorno di questa persona, nel senso che gli importa ancora molto di voi, no? Sperando che di voi gli importi ancora molto. Vediamo che dice questa carta. La regina di spade. Allora, queste siete voi, vi sentite un po' in questo periodo regine di spade, no? Siete delle persone molto forti, ma in questo periodo avete alzato le vostre barriere. Siete delle persone oneste, dirette, logiche, razionali, diciamo che siete anche delle persone combattive, però in questo periodo avete alzato le vostre barriere verso questa persona perché avete paura anche che non gli importi più nulla di voi, no? E se non gli importa più nulla di voi avete perso tutte le speranze, no? E quindi avete paura che se voi non si è più fatto sentire, noi fino ad ora abbiamo visto solo la carta che indicava i messaggi, no? I messaggi che vi dovevano. Dovrebbero arrivare da parte di questa persona, ma altro non abbiamo visto. Andiamo avanti. Poi abbiamo il re di bastoni. Manco a dirlo, l'abbiamo chiamato. Allora, vedete, guarda caso è uscito accanto a voi, che è la persona di cui avete chiesto. Allora, il re di bastoni è una persona forte, passionale, dominante, una persona sicura di sé e che non ha dubbi. Una persona che non vede l'ora di entrare in azione. Il fatto che non abbia dubbi ci fa capire che questa persona. Inve a questa persona invece importa molto di voi perché non ha dubbi, mi fa pensare che di voi gli importa ancora tanto. Poi abbiamo il 2 di spade. Voi, siccome avete questi dubbi da questa situazione, di questa persona, vi sentite indecise da due percorsi, non ci vedete chiaro, vi sentite bloccate. Vedete questa ragazza qua, vi sentite bloccate. E siete indecise fra due strade, lo devo aspettare, ho ancora qualche speranza oppure no? E vi sentite un po' come questa ragazza, indecise, no? Abbiamo adesso il 2 di coppe. Il 2 di coppe, il 2 di coppe indica invece, ribadisce il fatto che questa persona di cui avete chiesto è la vostra fiamma gemella. E che mi indica anche due persone in armonia. Vedete queste due mani intrecciate, guardate come sono belle queste carte. Vedete queste due mani intrecciate, vuol dire che c'è armonia. Quindi a me non pare proprio che questa persona non importi più di voi. A me invece pare che a questa persona importi anche tanto. La prossima carta è l'asso di denari, no? L'asso di denari che indica dei nuovi inizi concreti e tangibili, novità in ambito lavorativo, addirittura offerte di lavoro. Poi vi dicevo, cioè io carte così belle difficilmente mi vengono tutte insieme, sembra che le ho scelte, no? Poi abbiamo la papessa. La papessa indica appunto, come vi dicevo, venite fuori da un periodo di riflessione e indica anche che avete un intuito particolare, una saggezza interiore e un intuito particolare, una conoscenza delle cose molto particolare
e siete molto intuitive. Comunque, anche questa è una bella carta, la papessa. E finisce questa stesa con l'otto di bastoni, che indicano delle comunicazioni in arrivo, anche veloci. Quindi in questo momento con questa persona c'è distanza, però a breve arriveranno dei messaggi da parte di questa persona, anche molto velocemente. Quindi secondo me la persona di cui avete chiesto non solo non vi ha dimenticato, ma a breve, e gli importa di voi, ma a breve si farà viva, perché tutte queste carte me lo indicano. Sono veramente delle, be non belle, bellissime carte vi sono uscite, ragazzi. Complimenti. Adesso andiamo a vedere. Altro che non gli importa più niente. Qua gli importa anche tanto. Io adesso non so se la relazione è finita da tanto, se è finita da poco, voi che avete scelto questo ventaglio, ma qua, cioè, una carta più bella dell'altra sono venute. Guardate che belle carte. Ora guardiamo, spero che si vedano tutte, anche quelle in fondo, e vediamo cosa ci dicono queste carte qua. Perché queste sono tutte bellissime, eh? Vediamo. Anche perché il fatto che lui non abbia dubbi in quello che prova mi fa pensare che i motivi per cui vi siete allontanati non sono così gravi, perché lui sembra ancora molto interessato a voi, eh? Tra l'altro siete anche usciti vicini nella stesa, vedete, siete usciti vicini. Allora, vediamo cosa ci dicono queste carte. Ne prendo una. Ecco, vedete, guarda caso è uscita la carta della fiamma gemella. Sì, questa è la vostra anima gemella. Che dire? Mi pare che già ci siamo, abbiamo capito tutto. Va bene, io spero che l'interattivo vi sia piaciuto. Sono uscite tutte delle carte bellissime. Questa la metto qua così, non so se si vede, vabbè, la mettiamo qua. Guardate, più belle di queste carte non potevano uscire. Io vi auguro le cose più belle. Quindi questa persona abbiamo detto che è molto interessata, altro che. In generale, un futuro radioso vi aspetta, almeno per quanto riguarda quello che dicono queste carte. Quindi, che dirvi? Vi auguro veramente le cose più belle. Fatemi sapere, che se mi uscissero a me queste carte, mi metterei a saltare dalla gioia, perché veramente così belle, difficile che possano uscire. Complimenti a voi che, insomma, che per il vostro futuro, ok? Tutto bellissimo. Va bene. Alla prossima. Se vi è piaciuto l'interattivo, lasciatemi un like. E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Allora, prossima variante, abbiamo detto era quella, adesso rifacciamo le carte, le rimischiamo. Prossima variante, abbiamo detto era quella dei fiorellini, seconda variante, poi metterò il minuto della variante, quella dei fiorellini un po' delicati, vero? Questi fiorellini un po' più delicati, guardate che belli questi fiori qua, questi fiori un po' delicati, lo metto qua in modo che si possa vedere. Allora, non gli importa più niente di me, vediamo se gli importa ancora di voi a questa persona oppure non gli importa più. Vediamo, le metto un po' così. Allora, non gli importa più niente di me, vediamo se gli importano a questa persona di voi, eh? Vediamo se gli importa. Allora, vediamo, non gli importa più niente di me, vediamo se gli importano di voi, vediamo un pochettino. Non gli importa più niente di me. Vediamo un po' se gli importa oppure no. Allora, vediamo un pochettino cosa ci dicono queste carte. Ok, allora smazziamo. Fondo mazzo abbiamo l'imperatore che è benaugurante, quindi penso che già questa prima carta dell'imperatore fondo mazzo ci porta bene. Vediamo un po', la metto bene questa. Allora, vi prendo le prime 15 carte, facciamo la stessa 15 carte in modo da avere una chiara visione esaustiva della situazione. Le metto tutte così. Guardate che belle queste carte che mi sono appena arrivate. Sono di una bellezza, con questa zigrinatura verde. Ecco, le metto tutte una sotto l'altra in modo che poi ve le giro, man mano che le apro ve le giro. Così, mano a mano. Anzi, metto così in modo che si possano vedere bene, perché non vorrei che dopo non si vedono quando le apriamo. Aspettate che metto qua sotto una sotto l'altra. Ecco qua, così le potete vedere bene. Ecco qua, belle, belle, tutte una sotto l'altra. Perfetto. Okay. Quindi la domanda è,
prenderemo anche qualche carta di queste qua degli oracoli del cuore, quindi non gli importa più niente di me, quindi pensate intensamente alla persona di cui avete chiesto. Non gli importa più niente di me a questa persona? Vediamo. Partiamo col paggio di denari. Allora, questa carta qua dice che c'è qualcuno che ha intenzione di portarvi dei doni oppure un messaggio che vi deve arrivare, eh? Una persona che arriva a piccoli passi verso di voi, eh? Poi c'è la carta dell'eremita. Probabilmente in questo periodo vi sentite un po', diciamo, delusi, un po' stanchi, non pensate più che questa persona abbia intenzione di tornare da voi, perché magari è già un po' di tempo che non la vedete, che non la sentite, quindi avete paura veramente che non torni più. E allora magari vi sentite un po', vi siete rinchiusi un po' in voi stessi, in voi stesse, vi sentite un po' dispiaciuti per questa situazione e diciamo che magari fate dei sogni poco belli, vi sentite sperduti, spauriti, perché proprio avete paura che questa persona possa non tornare e quindi state un po' in disparte, vi sentite un po' persi, no? Come in cerca di un qualcosa che non arriva. Vediamo la prossima carta. La prossima carta è il 6 di bastoni, che indica che per voi si prospetta un periodo di successi. Credo che sia soprattutto per quanto riguarda il lavoro, quando qualcuno viene riconosciuto un qualcosa per quello che ha fatto. Vedete questa ragazza che alza le braccia al cielo. E questa corona, no, perché dice: accidenti, mi hanno riconosciuto quello che ho fatto, quindi sono felice e sono contenta. Quindi, per quanto riguarda il vostro lavoro, dovrebbero arrivare dei riconoscimenti, oppure magari se state cercando lavoro, vuol dire che questo lavoro sta per arrivare, arriverà. Abbiamo poi la carta dell'imperatrice. L'imperatrice è una carta di fecondità che indica in arrivo, accanto a questa carta mi piace, indica in arrivo un periodo florido di vedete, è raffigurata questa la madre terra nella carta, no? Un periodo di fecondità, di cose belle che devono arrivare per voi, di successi, non per niente accanto a questa carta, di cose belle che vi aspettano per l'avvenire, in generale per quanto riguarda il lavoro e la fortuna. Poi abbiamo questa carta della ruota della fortuna. La carta della ruota della fortuna indica che quello che è di bello che vi accadrà è stato, diciamo, deciso dal destino per voi. Poi abbiamo questa carta della papessa. La carta della papessa indica, diciamo, che siete delle persone molto intuitive, che avete raggiunto una certa saggezza, siete in un momento della vostra vita che vi sentite molto sagge e siete anche molto, molto intuitive. Probabilmente alcuni di voi si interessano anche di esoterismo, gli piace l'esoterismo, ok? Tutto ciò che è un mistero, che ha a che fare con l'occulto. Poi abbiamo il cavaliere di denari. Il cavaliere di denari indica una persona ambiziosa che però si muove molto lentamente, quindi probabilmente molto lentamente voi vi state avviando verso questo qualcosa di bello che abbiamo detto, perché siete delle persone molto ambiziose, però vi muovete a piccoli passi. Vedete questo signore che si muove a piccoli passi, no? Poi abbiamo il 4 di spade. Il 4 di spade collegato con questa carta indica che vi sentite ancora però un pochettino stanchi, avete bisogno di recuperare le vostre forze. Vi sentite un po' congelato in pausa, vedete questa persona che si raggomitola in questa specie di grosso nido, per così l'hanno rappresentato così. Vi sentite un po' insicuri, un po' persi, vi sentite in pausa, avete bisogno di recuperare le vostre forze, no? Ci colleghiamo con questa carta. Andiamo avanti. Poi abbiamo il 5 di coppe. Il 5 di coppe si focalizza su aspetti negativi collegato con questo. Diciamo che avete anche dei soffrite anche di sensi di colpa, forse verso questa persona che non sapete se ancora vi pensa o no, vi sentite anche un po' in colpa, avete dei sensi di colpa, forse pensate che è colpa vostra che questa persona si sia allontanata da voi. Poi abbiamo l'asso di denari. L'asso di denari collegandoci col lavoro indica dei nuovi inizi concreti e tangibili, novità in ambito lavorativo e delle possibili offerte
offerte di lavoro. Vedete come queste mani come che offrono questo grosso medaglione, no? Sono molto carine queste carte perché sono anche molto rappresentative. Abbiamo il sole è una carta che indica bellissime cose in tutti i settori, ok? Quindi tutta questa preoccupazione che avete voi che la persona non ritorni non è giustificabile perché le carte, tutte queste carte, sono uscite anche abbastanza arcani maggiori, indicano che non vi dovete preoccupare, che questa preoccupazione che vediamo in queste due carte non è giustificabile, perché in realtà invece per voi si prospettano tante belle novità, tante belle cose, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Queste siete voi, vi sentite un po' regine di spade in questo periodo, siete delle persone molto forti, ma in questo periodo avete alzato le vostre barriere, siete delle persone molto oneste, dirette, razionali, però vi sentite anche molto combattive in questo periodo. Non tanto per quanto riguarda il lavoro, perché il lavoro mi sembra di capire che va bene, la fortuna, però verso questa persona, perché da una parte vi sentite dispiaciute, disperate, vi siete rinchiuse in voi stesse, qua. Però dall'altra parte siete anche delle donne molto forti e combattive. Quindi voi dite, sono dispiaciuta perché questa persona non si fa viva, no? E voi pensate appunto, non sapete se ancora vi pensa, però appunto pensate che a lui non importa più niente di voi, però siete anche molto combattive, vi sentite ancora molto combattive dall'altra parte nei suoi confronti, no? Perché non si è fatto vivo. Ed eccolo qui il nostro amico, il re di bastoni. Che è venuto fuori. E diciamo che in realtà questa persona invece vi pensa, il nostro re di bastoni, è un uomo forte e passionale, un uomo che vuole entrare in azione ed è sicuro di sé, non ha dubbi, quindi mi viene da pensare che in realtà lui, in realtà non è vero che non gli importa più niente di voi, gli importa è come, perché non ha dubbi. Guarda caso siete usciti vicini. Poi abbiamo anche questo re di denari. Allora, mi pare di capire che non è, diciamo che in questo periodo voi forse o state frequentando un altro uomo, o insomma, non so se c'è un altro uomo che vi interessa, se lo state frequentando o è soltanto lui che vi sta facendo la corte, però c'è un altro uomo nella vostra vita. Qua mi indica un uomo maturo, pratico, affidabile, ponderato, un uomo elegante, responsabile e fedele. Vedete che c'è questo cane, diciamo il cane indica la fedeltà, no? E c'è questo uomo, altro uomo che non so se appunto, adesso io non so se qui parliamo, non so, potremmo anche parlare qua di una relazione extraconiugale, mi viene da pensare, visto che sono usciti questi due uomini uno vicino all'altro. Uno è la persona di cui avete chiesto e volete sapere se gli importa ancora di voi, e l'altro è, può essere anche il vostro ex marito, se siete uomini la vostra ex moglie, perché qua io vedo due uomini. Ora, non so se voi avete chiesto di questo o di questo, perché guarda caso ci siete voi e questi due uomini. Quindi non so quale dei due è quello di cui voi avete chiesto, perché tra l'altro sono due uomini completamente diversi. Questa è una persona più matura, questo è più giovane. Questo qui, diciamo che hanno anche delle differenze caratteriali, sono due tipologie di uomini diversi. Bisogna vedere quale dei due. A me mi indica questo che sarebbe l'altro, mentre questo qua è quello di cui avete chiesto. Quindi vedete un po' voi in base a quello che vi ho detto del carattere di queste due persone, quale può essere, no? Però a me mi indica un altro uomo che può essere chiunque. Per carità, può anche essere una persona che dovete conoscere, una nuova persona, però qua mi indica che questa persona ancora vi pensa e non vi ha dimenticato. E l'arrivo di questo uomo o lo state frequentando oppure è una persona che già conoscete, un altro uomo, non so chi può essere. E alla fine c'è la forza, queste siete voi, la vostra forza, voi vi sentite molto forti anche in questo periodo, abbiamo detto perché siete la donna di spade. Quindi abbiamo un periodo bello per quanto riguarda in generale l'avvenire. Lavoro, successo, fortuna e questi due uomini. Quello di cui avete chiesto è un altro. Vediamo cosa ci dicono queste carte dell'amore, queste carte degli oracoli del cuore per vedere se comunque questa persona, abbiamo detto che comunque ha intenzione di inviarvi dei messaggi, questa persona, perché
perché è uscito all'inizio questo fante di denari che ce lo diceva. Vediamo queste carte qua che cosa ci indicano per quanto riguarda questa persona, diciamo, se ci fanno capire qualcos'altro. Qua vi dice che dovete un attimo fare un po' di introspezione dentro di voi, perché c'è questa persona di cui avete chiesto, ma anche quest'altra persona. Non so se avete anche delle insicurezze verso questa persona di cui avete chiesto, eh. Però vi dice che questa situazione vi invoglia ad avere fede e fiducia nel destino, che la situazione si risolverà in bene. Allora, qua dice che voi state pensando ancora a questo qua, quindi è questo quello di cui voi avete chiesto, questo qua. Però c'è quest'altro. Però questa carta mi fa capire che voi è questo che vi interessa, il primo, questo qua che è uscito, il re di bastoni. E quindi credo sia questo quello di cui voi avete chiesto, non quest'altro uomo qua. Poi è uscita questa carta che vi dice lasciatevi aiutare dai vostri amici. Quindi probabilmente state chiedendo consiglio anche ai vostri amici su questa situazione di questi due uomini. Ora mi viene da pensare che sono due qua, io vedo due uomini qua. E ancora una volta mi invita alla riflessione quest'altra carta. E poi vi dice: permettete al vostro cuore di cantare con gioia. È tempo di riprendere il controllo della vostra vita. Allora, tutte queste carte, però, io cerco di leggere attraverso. Allora. Questa persona non vi ha dimenticato, ok? E si farà viva. Però secondo me non ho capito bene quest'uomo qui che cosa c'entra in questa storia. Però secondo me dovete guardarvi dentro e capire se questa persona veramente voi volete il ritorno di questa persona di cui avete chiesto, se ancora interessa di voi. Perché? Non so se perché cominciate a provare qualcosa per questo uomo qua nuovo, se è un uomo nuovo, non so chi è. O se non siete sicuri che questa persona sia veramente giusta per voi, però io vedo in voi delle titubanze su questa persona di cui avete chiesto. Anche se le carte dicono che non vi ha dimenticato, pensateci un po', riflettete bene, perché sono uscite un po' tutte queste carte qua, come se foste un po' titubanti verso questa situazione. Scegliete quello che è giusto per voi, perché io qua vedo due uomini, però non lo so. Dovete cucirlo su di voi e leggere voi di che cosa parliamo, ok? Mentre per il resto è tutto a posto, insomma, arriverà per voi un buon periodo. Va bene, vedete un po' voi, leggetelo in base a come siete messi voi. Benissimo, io ho finito anche con questa variante. E ovviamente se non vi siete ritrovati vuol dire che la stessa non era per voi. Io niente, vi do appuntamento per la prossima volta. E un grosso bacione a tutti voi dalla vostra amica Perla. Ciao!